Il gruppo LifeBrain, che conta circa 300 centri di analisi in Italia, ha iniziato una collaborazione con l'Ostia Volley Club settore femminile. Una collaborazione particolarmente importante per valutare le performance dell'atlete e in qualche modo correggerle. Ecco, ci sono dei test specifici della LifeBrain in questo contesto. In cosa consistono? Il primo di tutto sono test genetici. Noi individuiamo la predisposizione genetica di un atleta se ha un ritorno veloce o lento da un infortunio o dalla fatica atletica. Ma questo un preparatore atletico lo conosce già in un atleta attivo. Quello che è più importante sono le analisi che riguardano gli alimenti. Noi facciamo degli esami genetici per le predisposizioni genetiche più diffuse e per le sensibilità a molti alimenti. E queste analisi individuano, dicono all'atleta, all'equipe dei preparatori atletici e del medico sportivo, quali alimenti l'atleta non deve mangiare. E la mia esperienza, anche col CONI, con l'acqua cetosa, ha avuto dei successi notevoli, togliendo gli alimenti che sono più pericolosi per un atleta, più reattivi. Questo atleta ha migliorato moltissimo le performance. Quindi la nostra collaborazione con l'Ostia Volley evidenzia esami genetici per le performance atletiche e il ritorno dagli infortuni e dalla fatica, per l'uso di alcuni alimenti geneticamente determinati, ma soprattutto riguarda una novità che sta avendo molto successo in Italia. Ci sono addirittura squadre di calcio di Serie A che lo stanno usando. Si chiama voto atletico. Ogni lunedì, ma al bisogno anche durante la settimana, anche al venerdì, l'atleta esegue tre analisi, di cui due si possono prendere anche addirittura dalla puntura del dito, da sangue capillare. Si tratta di CPK, sostanza contenuta nei muscoli, dei radicali liberi, e del cortisolo salivare. Il cortisolo salivare è nella saliva, nella forma attiva, ed è l'ormone dello stress psicofisico. Quindi queste tre analisi evidenziano se c'è un atleta affaticato, se c'è un atleta che sta andando verso l'overtraining, il superallenamento, la paura delle paure, e c'è un atleta che ha un turnover muscolare molto elevato e quindi è a rischio di infortuni muscolari. Professore, sono indicati soltanto per gli atleti professionisti questi test, oppure possono essere utili anche per gli sportivi della domenica? Vanno bene anche per gli sportivi della domenica, perché questi test vengono fatti in tempo reale. Quindi un atleta viene qui da noi, fa questo test addirittura in maniera semplice, da puntura del dito e da saliva, e nella stessa giornata, così come le squadre di calcio di Serie A, così come l'Ostia Volley e così come altre numerose squadre che stiamo seguendo, riceverà il voto atletico. A seconda del risultato delle analisi, l'atleta riceverà, come a scuola, quindi è facile da capire, ecco perché anche l'atleta amatoriale può capire, perché riceve da 0 a 10 lode. E più basso è il valore del voto ottenuto, più l'atleta deve personalizzare la sua preparazione atletica. Perché? Perché se ho da 0 a 2 devo fare solo sedute defaticanti fino a giovedì, se ho da 3 a 4 sedute defaticanti il martedì e anche il mercoledì, poi aumento del carico atletico, da 4 a 6 alcune sedute defaticanti, ma soprattutto uso di buon senso nel carico atletico, da 7 a 10 lotte come prima, lo stesso carico atletico normale. Questa preparazione personalizzata fa sì che l'atleta abbia
la stessa performance atletica durante tutta la gara, durante tutta la stagione, non vada incontro a faticamento, a overtraining e eviti gli infortuni muscolari. Ecco, può essere utilizzato anche nelle persone anziane, per esempio, che si accingono a fare attività motoria? Assolutamente, l'ottantenne che vuole fare da 5 km viene all'Albrain, fa il volto atletico e sa in quella settimana che precede la gara, la manifestazione, quale attività potrà intraprendere con buon senso, valutando il voto che riceveva a scuola da 0 a 10 euro.